Tokyo è la mia 11ª Paralimpiade, dunque un obiettivo veramente alto e importante. Non so cosa sarà, ma voglio fare il meglio di me stessa e so che se riuscirò a fare il meglio di me stessa sarà un grande risultato. Sono appena conclusi i mondiali di paraciclismo che si sono tenuti in Portogallo a Cascais e sono molto soddisfatta della mia prestazione. Come potete vedere ho una bellissima maglia iridata, dunque ho vinto la medaglia d'oro nella gara Time Trial e un bellissimo argento nella gara in linea. I mondiali sono andati bene, era un percorso abbastanza impegnativo. Era un autodromo, dunque era impegnativo come conformazione proprio del terreno, ma anche dalle condizioni meteorologiche, perché c'era parecchio vento che ci rendeva il ritmo veramente incostante. Però sono stra soddisfatta del risultato ottenuto. Era il mio 7º titolo consecutivo mondiale e non è poco. Non è stato facile neanche riconfermarsi, visto che tu sono l'atleta di punta su cui l'atleta da battere. Dopo i mondiali, dopo una piccola pausa di riposo, sono già pronta per con l'obiettivo finale di quest'anno molto importante. Sono focalizzata verso Tokyo. Le Paralimpiadi saranno dal 24 di agosto al 5 settembre. Sarà per me l'11ª Paralimpiadi, dunque per me tanta carne sul fuoco e tanta voglia di far bene. Da domani si inizia la preparazione. Io sono molto molto focalizzata a questi risultati, voglio fare benissimo e non so cosa sarà, ma voglio fare il benissimo, voglio fare il meglio di me stessa e so che se riuscirò a fare il meglio di me stessa sarà un grande risultato. Ciao ragazzi, ciao amici di Aria, appuntamento a Tokyo!